Cosa
significa essere un maestro, significa vivere una vita totalmente devota, a dei periodi molto lunghi, perché il processo di prelevamento tramite immersioni del pisso, di filatura, è molto molto lungo, perché un esemplare può regalare, senza uscire tramite l'animale, quindi lasciarlo in vita, può regalare veramente pochissimo. Con 200 immersioni si possono prelevare 100 grammi che, cartati e puliti, diventano 30. Quindi fondamentalmente attorno a tutto questo processo, che ha le apparenze rituali, si sviluppa questa tradizione che lei porta avanti. Giusto due o tre cose su quello che è il processo che un maestro affronta per diventare effettivamente maestro. Uno senz'altro importante è quello del giuramento dell'acqua. Praticamente, in poche parole, nell'effettivo nuovo e vecchio maestro entrando in acqua, il nuovo maestro, il mio maestro, recita il giuramento dell'acqua, il vecchio maestro prende un pugno di sabbia dal fondale, lo passa al nuovo maestro, ci si dà, si immerge, e il passato è fatto. Ciò che si può riscontrare in una stanza sono diversi messaggi. Io ho preso queste due opere perché secondo me sono simboliche della cifra comunicativa di Chiara Vivo, cioè che simboli usa e come incarica il significato. Nell'immagine a sinistra, che si chiama Mare, cielo e terra, che è un'opera che si è svolta dal 2004 al 2009, quindi fondamentalmente 5 anni per completare, abbiamo dei simboli che sono caratteristici. Abbiamo centralmente quello che lei identifica come la giustizia dei re, perché è un quadro totalmente speculare, quindi equilibrato e bilanciato, che viene racchiuso da due motivi ricorsivi. Quello di sopra è il motivo caratteristico del corpetto della donna di Sant'Antioco tradizionale, quello di sotto è il motivo spinato del mantello dell'uomo tradizionale di Sant'Antioco. Centralmente c'è qualcosa che può dirci molto sulla visione di Chiara Vivo, perché Chiara Vivo ha origini ebree e dunque fonde simbologia ebrea alla simbologia sacra. Quindi le fonde completamente. Quindi abbiamo un giglio centrale, due pavoni che simboleggiano per la tradizione sarda il paradiso, e poi lateralmente i garofani, tipici della tradizione ebraica. Nell'immagine invece a destra abbiamo vasi greche. Vasi greche è il suo riassunto di vita, il suo percorso di vita. Abbiamo il vaso che sta a simboleggiare il contenitore da cui ha preso il sapere gestuale esoterico, cioè la nonna. Abbiamo poi sotto la greca che sta a rappresentare lo zio Teofilo Lario, quindi Monsignore, e centralmente abbiamo lei, che si rappresenta con un rombo e con un motivo all'interno del corsivo. Questo rombo in realtà racchiude, sta a simboleggiare, quattro lati di simboleggia i quattro venti, che sono potente levante maestro grecale. I quattro venti che in realtà nell'operato dichiarativo sono fondamentali. Perché? Perché il prelevamento del pisso può essere fatto solamente tra maggio e giugno. Questo perché? Perché entrano dei venti e ne escono altri. Questo cambiamento porta chiaramente a un cambio di temperatura dell'acqua, insomma, il fango del fondale si ammorbidisce e quindi diviene meglio sganciare l'animale, tagliare la parte di pisso che gli interessa e poi riposizionarlo nel fondale. Questo giuramento in realtà non è altro che la visione di vita che un maestro deve avere, cioè non vendere mai le opere, essere al servizio, rimanere al servizio di chiunque lo chieda. Nel mio percorso ho avuto l'opportunità di sperimentare la stanza di Chiara Vivo. E all'entrata ci sono questi messaggi. Questa è la parte laterale dove c'è scritto chiaramente la parola qui, e di fronte è scritto qui non si vende niente. Quindi questo apre un po' a quella che anch'io ho percepito come una dimensione totalmente atemporale della stanza. La stanza, se da una parte può essere descritta come la visione, le opere che vengono prodotte da Chiara Vivo, che non si identifica né come un artista né come un artigiano, ma come proprio un maestro,
si possono identificare degli oggetti che possono raccontare tanto su chi è. Abbiamo degli oggetti appartenenti alla cultura chiaramente sarda, oggetti appartenenti alla cultura ebraica e poi oggetti da lavoro, quindi alambicchi, e poi dei doni che le vengono fatti, che rappresentano un po' il modo in cui le altre persone la identificano. Leonardo, hai quasi capito. Sì, scusa. Se da una parte quindi si può fruire la stanza a livello visivo, d'altra parte si può fruire la stanza a livello sonoro. Casualmente ho visto su Rai 1 la trasmissione con la
insegnato delle cose che in quel programma non avevo colto, capito, con una tua esperienza personale, veramente complimenti, mi hai fatto sicuramente arricchire di un'esperienza in più rispetto a quella che la parte televisiva che già mi aveva incluso in cui mi ha regalato. Grazie mille. Io trovo che diciamo la razza che tu hai fatto, ma Sì. Tanto volevo capire se hai fatto questo con quella tecnica o allora sarebbe stato troppo. Io non ho forzato nulla quando in realtà lei è arrivata e mi ha dato in mano un traietto e quindi lei mi ha detto semplicemente costruisciti la base, io l'ho fatto e poi insieme abbiamo trovato insomma la quadra per poter rappresentare sopra. No, non è stato fatto col bisso. Sì, sarebbe stato un processo lunghissimo, come spiegherà. No, ma non è proprio secondo me quello che tanto il problema. Io non ho voluto forzare niente, cioè se veniva veniva da lei. Ma non era certo la finalità che lei voleva dare o ha sempre dato quel materiale. No, certo. Però credo che sia l'artefatto più forte di tutto il lavoro, sì. Aver trasformato. Cioè, onestamente non ho capito nessuno tra la pratica del bisso e la musica, forse me lo sono perso. E a questo punto tutta la parte teorica va verso quello, va verso la tessitura e poi appare un altro strumento e ti fissi su quello. Non ho capito il passaggio. Sì, magari me lo sono perso. No, perché l'ho spiegato, cioè non l'ho spiegato io. Fondamentalmente il passaggio è stato fatto gradualmente. Cioè, la parte testuale che c'è all'interno di Vincenzo Bardi, una parte di contesto, di storico, una parte su chi è chiaramico. Però della tessitura. Sì. Ma il canto fa parte della. Sì, è la pratica. È proprio l'ultimo step tra il filato e poi il ricamo. Ok. È quello. Cioè. Nella sua visione, nella sua realtà delle cose, è uno strumento a tutti gli effetti. No, è bellissimo. Ecco, quello che voglio dire è che credo che questo sia veramente la chiusura del lavoro, no? E quindi ne avrei fatti di più e ha aperto una grande centralità anche visiva in questo libro, nel senso che, a mio avviso, la parte in cui tu lo dici fotograficamente, insomma, è una bella intuizione. Ma è questo alla fine del lavoro, no? Sì. Poi non so se sei d'accordo, è la mia domanda. No. Mi sarebbe piaciuto vederla molto più presente, più centrata, più. Sì, ma diciamo che è proprio una provocativa della stanza, cioè io arrivo lì che devo orientarmi su dove andare. E fondamentalmente cosa nel concreto mi aveva affascinato? Sarebbe potuto essere sì una via. Però, per esempio, io sono stato nella sua stanza per una settimana e due o tre giorni. Quella razza mi ha portato via, per modo di dire, tre giorni e mezzo. Sì. No, ma io dico come del fare, non è cellulare. Sarebbe un successo, sì. Però anche con un solo elemento, insomma, lo potete vedere più presente, più centrale, no? Sì. Questo è il mio punto di vista. Va bene? Ci lasci 5 minuti? Sì. Aspetta. Ricominciamo tutto. Si può andare? Sì. Leonardo Leoni, qualità di presidente di questa commissione,